Siamo a un passo dalla vittoria. Resta solo un ultimo collegamento tra Kalus e la piramide. E noi siamo pronti a reciderlo. Gaiatel è stata accolta nel nostro legame rituale. Ora è pronta ad affrontare l'incubo di Gaul e a disfare l'opera di suo padre. Tuttavia, secondo le mie stime, Kalus si è già infiltrato nella matrice paracausale della piramide lunare. L'oscurità geme e si agita concitatamente per questa rivelazione. Le emissioni della piramide bisbigliano una singolare richiesta psichica a chi riesce a percepirla. Gioite. Kalus è troppo sicuro di sé. Dobbiamo approfittarne. Va, torna su Leviathan e preparati. Gaiatel arriverà a breve. Punto d'assedio raggiunto. La nave ora è rancida. La trasformazione del Leviatano è un miasma dilagante. E ora lo fermeremo. Ai motori, guardiana. Io prenderò un'altra strada, ma arriverò in fondo insieme a te. Sei qui per sfidarmi ancora? Chi perde torna sempre. Liberammo il Caval dalla stagnazione di Kalus. Ora i custodi delle leggende elencano i mondi persi, non raggiunti! Parlano di ciò che fu, e non di quello che potrebbe essere! Sono questi i nuovi Caval che hai concepito! Entrambi abbiamo lasciato stabilire agli scribi uno scopo per noi, futuri che non si sono mai avverati. Il loro ronzio è quello degli insetti travolti dal vento. Quando questo cambia, cambiano anche loro. Posiziona l'amplificatore e non indugiare tra le spore più del necessario. L'interferenza è tornata, più complessa di prima. Qualcosa di simile a una lingua, ma familiare. La traduzione di una traduzione. La tua presa non era ben salda. Guardiana! Kaiatol, disfati di questa lucina. E rispedisci la sua testa alla città. Silenzio! Sei una debole imitazione del Gaul che conoscevo. A limitarmi è solo la tua debole immaginazione. Ti raggiungo dopo. Stai con il burattino del viaggiatore contro di me? Ti sei abbuffata di debolezza.
ubriacata della sua protezione. L'interferenza è una voce. L'ho udita sussurrare attraverso l'albero dalle ali d'argento, su io e sotto il ghiaccio d'Europa. Non si rivolge a noi. Questa connessione va interrotta. Turbine disattivate. La decisione finale incombe. Con Kayatal vincolata alla corona, insieme non possiamo fallire. Stanno usando i Kalan. Usano te. L'impero è carne da macello tra la città e i suoi nemici. Ci faranno morire fino all'ultimo per salvare loro stessi. Hanno dimostrato il contrario. Non temo i nostri nemici. La luce ci sostiene e noi siamo i Kalan. Divoriamo le montagne, beviamo gli oceani. Che vengano pure. Avanti, forza! Sei mai riuscita a battermi, Kayatal? Ecco perché ti ho lasciata reggere il mio trono! Combattevo con le armi che mi davi tu. Ora brandisco le mie. Manifesta dalla mietitrice. Una terribile lama si manifesta dalla mietitrice. Distruggilo con la tua luce, come fece il viaggiatore! Che usanze sono morte, Dominus. Ho forgiato un nuovo Kalan a mia immagine e non richiede la tua approvazione. Ah!
Ti vedo, Kaiatol. Vedo il tuo nuovo Cabal strappato dalle fauci dell'estinzione. Mi hai superato. Ho provato a sottomettere la luce, bruciandomi. Ma tu la brandisci nel tuo consiglio di guerra. Quale conquista è più meritevole? Ancora non capisci. Non era conquista. Era un compromesso. Un atto che le tue tradizioni non avrebbero mai tollerato. Sei finalmente cresciuta oltre le norme dei tuoi idoli. Nonostante la mia leggenda, Gaul è carne. Le sue parole sono solo parole, come le tue. Con una differenza, le mie sono migliori. Dunque, tutto qui? Se morti e ipocrisia sono ciò di cui Kalus dispone per minacciarmi, tanto vale che inverta la rotta e scappi. È strano. Cosa siamo per chi c'è attorno e anche cosa non siamo. Il Dominus era un eroe per il mio popolo. Si era fatto da solo. Un'ispirazione. Ma grazie ai trucchi del Leviatano ho visto Gaul con gli occhi dell'avanguardia. Pericoloso, implacabile, crudele. Tutte qualità che feci mie. Per poter sopravvivere a un padre come Kalus. In me risvegliarono un soffocante spirito di indipendenza, di azione e nient'altro. Più di tutto, i Cabal desiderano essere visti, che le nostre conquiste siano riconosciute e ratificate dall'impatto che abbiamo sull'impero. La nostra impronta. Ma un'eterna guerra per la gloria. Lascia che ceneri. Quando me ne sarò andata, non saranno le conquiste la mia impronta nell'impero. Sarà invece la serenità della pace, in compagnia degli alleati. Bello scontro, guardiana. Abbiamo reciso quello che dovrebbe essere l'ultimo collegamento con la piramide, però non c'è alcuna reazione da parte del Leviatano, né di Kalus. E le emissioni psichiche della piramide lunare sono silenti. Non posso fare a meno di sentirmi come se non avessimo superato il ciclone, ma fossimo invece finiti nel suo occhio. Gli incubi all'interno della corona del tormento si dimenano. Sta per succedere qualcosa. Siamo preparati. Ti chiedo di tornare sul Leviatano per continuare a imprigionare gli incubi, mentre io cerco di capire.